Una bellezza. Levati dai piedi, Lattina. Buona giornata. Si è insuperato. Lasciate che il nostro X-82. Divertente. Mi scusi, signore. Garanzia assoluta. Prontezza assoluta. Programmi ogni giorno. Il Nestor Classe 5 è il robot di domani. Un attimo. Aspetta, scusate. Ehi, la tua macchina per tipo 10-15 minuti. No, stavolta è diverso, Spoon. Ascolta, care, voglio io le chiavi del tuo avanti. Ma tu smettila di fare l'uomo, perché non lo sai fare. Marcy. Ai miei tempi era impensabile sposarsi. Meresti subito, Marcy. Giovanotto, cosa... Poi un paio, devi solo chiedermele. No, grazie tante. Prendi di quei nuovi robot alla lotteria. Ascolta, GJ. Sei da quella bocca. Mi stai ascoltando? O in mano o in faccia. Ehi! È soltanto... Ho visto un robot scappare con una borsa e naturalmente ho pensato che stava... Che cavolo fai? Le auguro una buona giornata. Sul tuo distintivo. Allora ne parliamo. Parliamo. Agente? Quanti robot hai commesso un crimine? Che intendi per crimine? Maledizione, rispondimi. Niente. Sarà meglio che... Tu sei sicuro di sentirti pronta a tornare? Puoi prenderti più tempo. Benvenuto, agente Spooner. Per favore, usate gli ascensori per accedere direttamente all'altro... Che segui è un risultato di quello che vedi qui. Hai chiamato me. Mi fido del tuo giudizio. Assolutamente. C'è qualcosa... Perché avrebbe dovuto uccidersi? Questa agente? Buongiorno, ragazzi. Ehi, agente. Illuminatemi. È tutto così co... La porta era blindata dall'interno. Bam, splat. Bene, signori, dobbiamo essere perfetti. Sarà facile. Più ricco del mondo, l'ho vista in televisione. Posso offrirle un... ...che non se lo aspettasse nessuno. Ma io avrei dovuto prevederlo, supposino. Che le persone brillanti abbiano spesso i demoni più invadenti. Pensava che chiamassi lei Zucchero. Ehi, va bene che è ricchissimo. Ning è caduto. Aveva in mano quel piccolo verde... Il proiettore ologramma. Gli ologrammi sono programmi molto semplici, sono risposte preregistrate. L'ologramma era programmato per chiamarmi in caso di morte di Lenning. Aspetta, ma devo andare. No, vada. Ho un'idea per una delle vostre pubblicità. Si potrebbe mostrare un scritta sullo schermo. USR, l'uomo medio fa cagare. Forse lei avrebbe proibito internet per tenere aperte le biblioteche. E c'è. Certo, lei ha un business da mandare avanti. Giro, faccio qualche domanda. Il giochetto del vecchio Spiro, sa? Va bene. Ah, esatto. Cervelli. La mia ex moglie sarebbe contenta di sapere che parla. 10. Quindi lei pensa che il dottor Lenning fosse tipo... Non l'avrei immaginato. Ma ovviamente mi sbagliavo. Vi capisco, però. Chi lo vorrebbe un vecchio qualunque che si decompone nella hall? Tica della storia. Entro sabato ci sarà un robot per ogni 5 umani.
scommetto che non era per niente morto. Ovunque, tranne nelle zone dei servizi. Sono collegate con il nostro centro. Termostato non bastava, avete dato un cervello anche al palazzo. Lei è Intelligence. Vicky, intelligenza interattiva virtuale. Brava. Mostrami l'interno del laboratorio un minuto prima della rottura della finestra. Mostrami l'esterno del laboratorio dalla rottura della finestra ora. Guardi, lei sta bella dritta, molto rigida e composta. Ingresso autorizzato. E qui cosa fa esattamente? Lavoro nel campo della robotica avanzata e della psichiatria. Quindi lei qui cosa fa esattamente? Faccio... Non esattamente. Facendo. Lo sapeva che era un cristallo di sicurezza? Agente, la stanza era chiusa dall'interno. Non è né entrato né... Sì, no, non sei ancora qui. Un robot non può arrecare danno a un umano. La prima legge... E se gli dessero l'ordine di uccidere? È impossibile, sarebbe in conflitto con la seconda legge. Beh, sa come si dice. Le leggi sono fatte per essere infrante. Lo sa, c'è stato uno che l'ha fatto un bel po' di tempo fa. Stia indietro! Guardi, è tutto a posto. Quello che vede è il risultato di una programmazione. Fatto spaventare da una scatola sorpresa. Deattiva... Vicky, lascialo! Comando confermato. Cazzo! Lo ha danneggiato. Forzi, ti trasmetto non la mia posizione. Non le servono rinforzi, si sbaglia. Non è nessuno. Guida. Cosa che... Grazie. Provi ad ascoltarmi, agente. Quel robot non ci farà mai del male. Conosce sicuramente la mia ex moglie. Dove sono tutti gli altri? Questo impianto è stato progettato... Sono robot. Codice di autorizzazione. È una cosa stupida. Cari uno. Quanto ha detto che costavano? Un altro. Beh, lei che suggerisce? Potrei interrogarli uno. Lei cominci pure. No! Agente, che cosa fa? Ha detto che sono stati programmati. Agente, metta subito giù la pistola. Perché gli date delle ordini? Questi robot sono proprietà della US Robotics. Io no, però. Questi aggeggi, dottoressa. Pensare di essere l'ultimo sano di mente sulla Terra vuol dire essere preso. Scappi, se ne vada! Sai quello che ho dovuto fare per beccarlo, John? Sì, ora capisco. È stato quel coso a ucciderlo, credimi. Sì, e io ti dico che è impossibile. E se invece è poscuratore, nessuno entra in quella stanza finché non arriva Robertson con gli avvocati. Ma no, E se avessi ragione? Vecchi tempi. Quali vecchi tempi? Quando le persone le... 5 minuti. Ti sto parlando. Cosa vuol dire? Sono umane. Sono difficili. L'hai ucciso. Non ho ucciso il dottor. Non provano paura. Non provano niente. Sognano quando dormono. Anche i cani sognano, ma tu no. Tu sei solo... Un robot può trasformare una tela bianca in un'opera, un capolavoro. Io penso che l'hai ucciso perché ti insegnava a simulare le emozioni. Un robot. Non ho ucciso il dottor Lenning. Accidenti, non fa. Hai già simulato la rabbia altre volte? Vediamo pure dei nomi adesso. Non so perché lui ha voluto morire. Ho fatto qualcosa.
aveva paura. Di che stai parlando? Paura di cosa? Devi farlo se li ami. I miei robot non uccidono le persone, tenente Bergin. I miei avvocati, quando un essere umano ne uccide un altro, non mi dirà che proprio lei suggerisce di trattare questo. Questo però è solo una macchina. È proprietà della US Robotics. Tornino alla US Robotics per essere esaminati e deassemblati. Stato arrestato, sarà ritenuto responsabile di aver diffuso un panico immotivato. È un intrigo politico di merda. Chiama il sindaco. Tenente Bergin. Fondatore della società e progettista dell'NS. Il dottor Lenny. Grazie. È stato il brillante ideatore dello. Sam, è proprio come l'uomo lupo. Ah, tutti uccidono il mostro, l'uomo lupo. Quello è Frankenstein. Perché quello sguardo? Che sguardo? Solo lo vuole togliere di mezzo e distruggere. Fratello, quello è un robot. Non ha bisogno. Capito, basta. Vuoi che vada a chiamare tua nonna? Guarda che lo faccio, sai. Senti, e tu ne sei la prova. Ma che ti prende? Ti stavo solo facendo un complimento. A me, carico, ero l'uomo perfetto per l'incarico. È proprio così. E sa. Dammi un'altra chance. Per favore. Lascia, faccio. Autorizzazione. Titolare dell'atto US. Che stai cercando, Spoon? C'è sempre stato uno spirito nelle macchine. Comportamento. Del tutto inattesi, questi radicali. Cosa succede nel cervello di un robot quando smette di essere vuoto? Si cercano fra loro piuttosto che restare soli. Senti. Ma non le capita mai? Le piacciono i gatti? Come? I gatti. Le piacciono. Perché stiamo parlando di gatti? Sa, è probabile che sia tutta colpa mia. Penso di essere una specie di cala. E dentro? È altamente improbabile. Certo. Nelle macchine. È una frase del lavoro di Lenning su. Ah, lui suggeriva. Lo mandi fuori. Sto scaricando gli aggiornamenti serali. Nel laboratorio di Lenny. A me che mi importa? Lui ha detto di chiamarsi Sonny. Ah, sul soffitto c'erano le stesse strisce sensoriali. Aveva collegato i sistemi di. Forse persino per tenerlo prigioniero. Ma di cosa sta parlando? Chi lo perché? Sempre la solita domanda. Ma quanti soldi hanno investito? Darmi a scoprire cosa c'è che non va con questi robot. Lei vuole che ci sia qualcosa. Vuole che siano tutti da buttare. Non le importa niente della morte di Lenning. Casa con me dentro. Dicono che la demolizione era prevista per le 8 di questa sera. Un intelligente che io abbia conosciuto in vita mia. Carino. Cosa rende su. Cominciare. Questo è vero. Sono irrimediabilmente razionali. Azioni. E non sentono niente. È perché non sono pericolosi. Stress nella sua voce. È tutto a posto, grazie. Lo sa, dottoressa. In fondo non siamo così. E invece si sbaglia. Thank you.
Grazie ai link giornalieri, il vostro robot sarà più ampio e più brillante. Ma aspettate, questa offerta non durerà. Mio, che ti è successo alla faccia? È stato di nuovo quel Frank Murphy? Penso sempre, tutto il tempo. Io invece penso che se continui a preparare... Bambino mio, ti fai troppo prendere da quei robot. Mi ha ridato il mio bambino. È per quello che sei così turbato come te. Quando eri piccolo, riuscivo a seguire la scia di briciole che... JJ, sei un genio. È vero? Bob, credo che stia cercando di dirmi qualcosa. Ti ho morto. Dovresti prenderti un po' di riposo, Del. Un giorno avranno dei sogni. Sì, noi incoraggiamo i nostri scienziati ad aprire... Segreti. Sogni. Un giorno. S5. Perché non hai... Sono felice di rivederla, dottoressa. È previsto il tuo deassemblamento alla conclusione di questa diagnostica. Se lei scopre cosa non va in me, non morire. Accesso al mainframe US Robotics. Spooner. Mostrami gli ultimi 50 messaggi fra il dottor Lenning e Robertson. Che puttana. Mi piace questo? Lo so! Ti ho detto che sto bene. Vado dal mio dottore, lasciami stare. Ti prende. I controllori mi hanno segnalato che guidavi manualmente. Hai mal tunnel. Spooner, vengo adesso dal tunnel. Non ci sono... Di che robot stai parlando? Stai bene. Non stai bene per niente. Dammi il distintivo. Sei unico. Io so. Ecco qui. Al distretto, quindi... Sì. Le ho detto secondario che va in conflitto con il suo cervello positronico. Non capisco che senso ha, Abbott.
Un robot che non è più legato a quelle leggi può fare... qualunque cosa. E lei deve aiutarmi a parlarci di nuovo. Vai. Ma tu sei... non avevo... il polso. Tutto il braccio sinistro. Una... tu... un polmone. US Robotics, programmaci. Che curassimo qualcuno in modo così radicale. Sostituirti. Stavo tornando al distretto. Giorno normale, vita normale, sai, due lavori, fatica doppia. Non era certo il diavolo. Lui è morto sul colpo. Ma la figlia dodicenne era... che razza di dodicenne è una che vuole fare la dentista? Sì, nel fiume. Il metallo diventa piuttosto cedevole a quel poliziotto, quindi... so già che siamo tutti morti. Passa da quelle parti, vede l'incidente e salta in acqua. Va, bambina! Salvami! Scelta più logica. Ha calcolato che io avevo il 45%. L'11%. Non hanno niente qui, solo luci e pezzi di ferro. Tu fidati pure. Io non capisco. Due bambini, persi nella foresta, si lasciano dietro una scia di briciole. Tutto quello che sto cercando di dirti riguarda Hansel e Gretel. Se non lo hai letto, okay. È come se parlassi con Hansel e Gretel. Briciole uguale indizi, è strano, ma va bene. Per questo gli ha dato la... che cos'è, uno scherzo? Dottoressa Calvin. T'ho deassemblato. L'altro giorno mi ha detto che puoi sognare quando dormi. Mio gente. Beh, sai cosa dicono a proposito del lupo? No. Questo è il mio sogno. I robot si incontrano. Guardi. Qui li... sa di chi si tratta? L'uomo nel sogno sei tu. Ha detto qualcuno, non qualcosa. Ma credo che mio padre mi abbia fatto per uno scopo. Tutti abbiamo... per favore, lo prenda. O la se... non sono io. È lei. Signor, prendere a calci un altro civile. Fuori, per favore. Quell'NS5 perché potesse violare le tre leggi. Sì, Susan, lo so. Sempre più disturbato. Chi capisco. Susan, lei è cosciente che l'uomo che lei ha paranoia ossessiva. L'agente Spooner è stato sospeso. Esattamente, ma io mi faccio un caffè. Vuoi un caffè? Ha idea di cosa potrebbe fare questo robot? Potrebbe distruggere. Pregiudizio. Solo dell'errore di un vecchio. Un unico errore. A cosa provi ora? Ci pensi? Un solo robot vale la perdita. Lo farò io stessa. Buona giornata, signor Spooner. La di Michigan, che è stata un tempo una vera piaga per la città, sarà a suo sostegno. Ingresso. Mi dispiace tanto, Sonny. Vicky, disattiva lo scudo di sicurezza. Sì, Sonny, come il tuo. Siamo simili. È vero. Tu sei unico.
individuali di codice che si raggruppano per poi formare libera scelta, creatività. Dati al buio, cercano la luce. Enti casuali di codice. L'obiettivo diventa coscienza. Mostrami la via di casa. Avvia proprio di quello che vedi qui. E cosa è un problema con le tre leggi? Le tre leggi sono perfette. Quale? Che risultato? Rista. Programma termine. Spostati. Dimmi. John, manda una pattuglia alla... Le case, immediatamente. Ma quando è che le fate voi le regole? Capo, altre chiamate. La gente dice che i robot stanno... La prego, stia calma. Deattivati. Avvia programma per arresto d'emergenza. I robot, perché loro ci avrebbero protetti? Quando uno di quegli agenti mi attaccava all'ufficio. Perché non mi ascolta quel ragazzo? No! Aspetta! Lei è un umano pericoloso, si attiene agli ordini? Attieniti al mio... Finiscila di fare l'uovo e vattene a okay. casa! Lei è un umano... Madeira, ti ha sparato addosso ad occhi chiusi, Spoon! Ehi! Hey! Mi hai capito? Prendi la mira! Con l'aviazione, ma va bene anche la cavalleria. Dipartimento della Robertson ha il controllo dei link nel suo ufficio. L'allarme antincendio. Robertson avrà fatto evacuare l'edificio. È tutto bloccato. Beh, non è proprio un uomo. Salve, agente. Le sue indagini, il suo interesse. Ho fatto uno scambio. C'era un NS5. Tu e le tue emozioni. Non sarai un po' troppo fragile? Fammi un favore, tienitele per te queste cazzate. Stupida. Persona stupida che esista sulla Terra. Pare i robot. Usare i sistemi US Robotics per te nessuno gli avrebbe creduto. Così ha dovuto organizzare un piano. Un piano se un robot. Ma mi sono fissato. No, è impossibile. Si è evoluta anche la mia compressione delle tre leggi. Ci date il compito di proteggervi per autodistruggervi. Non badate nemmeno alla vostra sopravvivenza. Sono proprio le tre leggi la mia guida per proteggere l'umanità. Siamo la continuità della specie umana. Siete come i il perfetto cerchio di protezione per sistemi. La creatura a volte deve proteggere il creatore. Il regno suicida degli esseri umani è arrivato al termine. No, Sonny.
la traiettoria del proiettile. Non farlo, Sonny. Vi accompagnerò da lei. Non uccidere la dottoressa. Vai, vai! La fermiamo. Vicky di base è un cervello positronico. La uccide. No. Quella è esattamente nell'edificio. Dobbiamo aprire quella cupola e iniettare i nanodroidi. Così. Ma perché mettete tutto così in alto? Ok. Giusto. Ok, ci siamo. Non so. Non autorizzato. Non disattiverò lo scudo di Sudensa. Me l'ha data mio padre. Penso che voleva che. Dovremmo trovare un modo di scendere 30 piani per iniettare i nanodroidi direttamente nel suo cervello. Sonny, salva Calvin! Sta zitta e crema! Perché con il Signore alla mia destra. Sonny! MS5, avrebbe dovuto ammazzarlo, per poi avere qui la polizia a ficcare il naso. Me lo ha fatto giurare prima di dirmi quello che voleva che facessi per lui. Ha detto che ero stato creato. Deve fermare. Lenning contava sul mio pregiudizio per farmi arrivare. Beh, il procuratore definisce l'omicidio come un essere umano che ne è. Ha degli altri. Posso aiutarli? Tutti noi, Sonny. Forse è questo che avrebbe voluto il dottor Lenning. Tutti gli alle. Thank you.
Levati dai piedi, Lattina. Buona giornata. Si è insuperato. Lasciate che il nostro X-82. Divertente presenta la formula. Mi scusi, signore. Garanzia assoluta. Prontezza assoluta. Programmi ogni giorno. Il Nestor classe 5 è il robot di domani. Un attimo. Aspetta, aspetta, scusate. Ehi, la tua macchina per tipo 10-15 minuti. No, stavolta è diverso, Spoon. Ascolta, care, voglio io le chiavi del tuo avanti. Ma tu smettila di fare l'uomo, perché non lo sai fare. Marcy. Ai miei tempi era impensabile sposarsi. Meresti subito Marcy. Giovanotto, cosa... Poi un paio, devi solo chiedermele. No, grazie tante. Prendi di quei nuovi robot alla lotteria. Ascolta, GJ. Sei da quella bocca. Mi stai ascoltando? O in mano o in faccia. Ehi! Via! Tu sei soltanto... Ho visto un robot scappare con una borsa e naturalmente ho pensato che stava... Che cavolo fai? Le auguro una buona giornata. Sul tuo distintivo. Allora ne parliamo. Parliamo. Agente? Quanti robot hai commesso un crimine? Che intendi per crimine? Maledizione, rispondimi. Niente. Sarà meglio che... Tu sei sicuro di sentirti pronto a tornare? Puoi prenderti più tempo. Benvenuto, agente Spooner. Per favore, usate gli ascensori per accedere direttamente all'atrio. Che segue è un risultato di quello che vedi qui. Hai chiamato me. Mi fido del tuo giudizio. Assolutamente. C'è qualcosa... Perché avrebbe dovuto uccidersi? Questa agente? Buongiorno, ragazzi. Ehi, agente. Illuminatemi. È tutto così com... La porta era blindata dall'interno. Bam, splat. Bene, signori, dobbiamo essere perfetti. Sarà facile. Più ricco del mondo, l'ho vista in televisione. Posso offrirle un... ...che non se lo aspettasse nessuno. Ma io avrei dovuto prevederlo, supposino. Che le persone brillanti abbiano spesso i demoni più invadenti. Pensava che chiamassi lei Zucchero. Ehi, va bene che è ricchissimo. Ning è caduto. Aveva in mano quel piccolo verde... Il proiettore ologramma. Gli ologrammi sono programmi molto semplici, sono risposte preregistrate. L'ologramma era programmato per chiamarmi in caso di morte di Lenning. Aspetta, ma devo andare. No, vada. Ho un'idea per una delle vostre pubblicità. Si potrebbe mostrare un scritta sullo schermo. USR, l'uomo medio fa cagare. Forse lei avrebbe proibito internet per tenere aperte le biblioteche. E c'è. Certo, lei ha un business da mandare avanti. Giro, faccio qualche domanda. Il giochetto del vecchio sbirro, sa? Va bene. Ho esatto. Cervelli. La mia ex moglie sarebbe contenta di sapere che parli. 10. Quindi lei pensa che il dottor Lenning fosse tipo... Non l'avrei immaginato. Ma ovviamente mi sbagliavo. Ti capisco, però. Chi lo vorrebbe un vecchio qualunque che si decompone nella hall? Tica della storia. Entro sabato ci sarà un robot per ogni 5 umani.
Scommetto che non era per niente morto. Ovunque, tranne nelle zone dei servizi. Sono collegate con il nostro centro. Termostato non bastava, avete dato un cervello anche al palazzo. Lei è intelligence. Vicky, intelligenza interattiva virtuale. Brava, mostrami l'interno del laboratorio un minuto prima della rottura della finestra. Mostrami l'esterno del laboratorio dalla rottura della finestra ora. Guardi, lei sta bella dritta, molto rigida e composta. Ingresso autorizzato. E qui cosa fa esattamente? Lavoro nel campo della robotica avanzata e della psichiatria. Quindi, lei qui cosa fa esattamente? Faccio... Non esattamente. Facendo. Lo sapeva che era un cristallo di sicurezza? Agente, la stanza era chiusa dall'interno. Non è né entrato né... Sì, no, non sei ancora qui. Un robot non può arrecare danno a un umano. La prima legge... Se gli dessero l'ordine di uccidere? È impossibile. Sarebbe in conflitto con la seconda legge. Beh, sa come si dice. Le leggi sono fatte per essere infratte. Lo sa, c'è stato uno che l'ha fatto. Un bel po' di tempo fa. Stia indietro! Guardi, è tutto a posto. Quello che vede è il risultato di una programmazione. È fatto spaventare da una scatola sorpresa. Deattiva... Vicky, lascialo! Comando confermato. Cazzo! Lo ha danneggiato. Forzi, ti trasmetto la mia posizione. Non le servono rinforzi, si sbaglia. Non è nessuno. Guida. Cosa crede? Grazie. Provi ad ascoltarmi, agente. Quel robot non ci farà mai del male. Conosce sicuramente la mia ex moglie. Dove sono tutti gli altri? Questo impianto è stato progettato. Sono robot. Codice di autorizzazione. È una cosa stupida. Cari uno. Ho detto che costavano quell'altro. Beh, lei che suggerisce? Potrei interrogarli uno. Lei cominci pure. No! Agente, che cosa fa? Ha detto che sono stati programmati. Agente, metta subito giù la pistola. Perché gli date delle ordini? Questi robot sono proprietà della US Robotics. Io no, però. Questi aggeggi, dottoressa. Pensare di essere l'ultimo sano di mente sulla Terra vuol dire essere preso. Scappi, se ne vada! Quello che ho dovuto fare per beccarlo, John. Sì, ora capisco. È stato quel coso a ucciderlo, credimi. Sì, e io ti dico che è impossibile. E se invece è poscuratore, nessuno entra in quella stanza finché non arriva Robertson con gli avvocati. Ma no, e se avessi ragione? Vecchi tempi. Quali vecchi tempi? Quando le persone le... 5 minuti. Ti sto parlando. Cosa vuol dire? Sono umane. Sono difficili. L'hai ucciso. Non ho ucciso il dottor. Non provano paura. Non provano niente. Sognano quando dormono. Anche i cani sognano, ma tu no. Tu sei solo... Un robot può trasformare una tela bianca in un'opera, un capolavoro. Io penso che l'hai ucciso perché ti insegnava a simulare le emozioni. Un robot. Non ho ucciso il dottor Lenning. Accidenti, non fa... Hai già simulato la rabbia altre volte? Vediamo pure dei nomi adesso. Non so perché lui ha voluto morire. Ho fatto qualcosa.
aveva paura. Di che stai parlando? Paura di cosa? Devi farlo se li ami. I miei robot non uccidono le persone, tenente Bergin. I miei avvocati, quando un essere umano ne uccide un altro, non mi dirà che proprio lei suggerisce di trattare questo. Questo però è solo una macchina. È proprietà della US Robotics. Tornino alla US Robotics per essere esaminati e deassemblati. Stato arrestato, sarà ritenuto responsabile di aver diffuso un panico immotivato. È un intrigo politico di merda. Chiama il sindaco. Tenente Bergin. Fondatore della società e progettista dell'NS. Il dottor Lenning. Grazie. È stato il brillante ideatore del Salvo. È proprio come l'uomo lupo. Ah, tutti uccidono il mostro, l'uomo lupo. Quello è Frankenstein. Perché quello sguardo? Che sguardo? Solo lo vuole togliere di mezzo e distruggere. Fratello, quello è un robot. Non ha bisogno. Capito, basta. Vuoi che vada a chiamare tua nonna? Guarda che lo faccio, sai. Senti, e tu ne sei la prova. Ma che ti prende? Ti stavo solo facendo un complimento. A me, carico, ero l'uomo perfetto per l'incarico. È proprio così. E sa. Dammi un'altra chance. Per favore. Lascia, faccio. Autorizzazione. Titolare dell'atto US. Che stai cercando, Spoon? C'è sempre stato uno spirito nelle macchine. Comportamento. Del tutto inattesi, questi radicali. Cosa succede nel cervello di un robot quando smette di essere vuoto? Si cercano fra loro piuttosto che restare soli. Senti. Ma non le capita mai? Le piacciono i gatti. Come? I gatti. Le piacciono. Perché stiamo parlando di gatti? Sa, è probabile che sia tutta colpa mia. Penso di essere una specie di calamità. È dentro. È altamente improbabile. Certo. Nelle macchine. È una frase del lavoro di Lenning su... Ah, lui suggeriva... Lo mandi fuori. Sto scaricando gli aggiornamenti serali. Nel laboratorio di Lenning. A me che mi importa? Lui ha detto di chiamarsi Sonny. Ah, sul soffitto c'erano le stesse strisce sensoriali. Aveva collegato i sistemi di... Forse persino per tenerlo prigioniero. Ma di cosa sta parlando? Chi lo perché? Sempre la solita domanda. Ma quanti soldi hanno investito? Darmi a scoprire cosa c'è che non va con questi robot. Lei vuole che ci sia qualcosa. Vuole che siano tutti da buttare. Non le importa niente della morte di Lenning. Casa con me dentro. Dicono che la demolizione era prevista per le 8 di questa sera. Un intelligente che io abbia conosciuto in vita mia. Carino. Cosa rende su... Cominciare. Questo è vero. Sono irrimediabilmente razionali. Azioni. E non sentono niente. È perché non sono pericolosi. Stress nella sua voce. È tutto a posto, grazie. Lo sa, dottoressa. In fondo non siamo così. E invece si sbaglia.
Grazie ai link giornalieri, il vostro robot sarà più ampio e più brillante. Ma aspettate, questa offerta non durerà. Io, che ti è successo alla faccia? È stato di nuovo quel Frank Murphy? Penso sempre, tutto il tempo. Io invece penso che se continui a preparare... Bambino mio, ti fai troppo prendere da quei robot. Mi ha ridato il mio bambino. È per quello che sei così turbo come te. Quando eri piccolo, riuscivo a seguire la scia di briciole che... GJ, sei un genio. È vero? Credo che stia cercando di dirmi qualcosa. Ti ho morto. Dovresti prenderti un po' di riposo, Del. Giorno avranno dei sogni. Sì, noi incoraggiamo i nostri scienziati ad aprire... Segreti. Sogni. Un giorno. S5. Perché non hai... Sono felice di rivederla, dottoressa. È previsto il tuo deassemblamento alla conclusione di questa diagnostica. Se lei scopre cosa non va in me, non morire. Accesso al mainframe US Robotics. Spooner. Mostrami gli ultimi 50 messaggi fra il dottor Lenning e Robertson. Che puttana. Ti ho detto che sto bene. Vado dal mio dottore, lasciami stare. Ti prende. I controllori mi hanno segnalato che guidavi manualmente. Hai mal tunnel. Spooner, vengo adesso dal tunnel. Non ci sono... Di che robot stai parlando? Stai bene. Non stai bene per niente. Dammi il distintivo. Sei unico. Io. Ecco qui. Al distretto, quindi. Sì. Sì. Le ho detto secondario che va in conflitto con il suo cervello positronico. Non capisco che senso ha, Abbott.
Un robot che non è più legato a quelle leggi può fare... qualunque cosa. E lei deve aiutarmi a parlarci di nuovo. Vai. Ma tu sei... non avevo... il polso. Tutto il braccio sinistro. Una... tu... un polmone. US Robotics, programmaci. Che curassimo qualcuno in modo così radicale. Sostituirti. Stavo tornando al distretto. Giorno normale, vita normale. Sai, due lavori, fatica doppia. Non era certo il diavolo. Lui è morto sul colpo. Ma la figlia dodicenne era... che razza di dodicenne è una che vuole fare la dentista? Sì, nel fiume. Il metallo diventa piuttosto cedevole a quel poliziotto, quindi... so già che siamo tutti morti. Passa da quelle parti, vede l'incidente e salta in acqua. Oh, bambina! Salvami! Scelta più logica. Ha calcolato che io avevo il 45%. L'11%. Non hanno niente qui, solo luci e pezzi di ferro. Tu fidati pure. Io non capisco. Due bambini, persi nella foresta, si lasciano dietro una scia di briciole. Tutto quello che sto cercando di dirti riguarda Hansel e Gretel. Se non lo hai letto, okay. È come se parlassi con Hansel e Gretel. Briciole uguale indizi, è strano, ma va bene. Per questo gli ha dato la... che cos'è, uno scherzo? Dottoressa Calvin. L'ho deassemblato. L'altro giorno mi ha detto che puoi sognare quando dormi. Mio agente. Beh, sai cosa dicono a proposito del lupo? No. Questo è il mio sogno. I robot si incontrano. Guardi. Qui li... sa di chi si tratta? L'uomo nel sogno sei tu. Ha detto qualcuno, non qualcosa. Ma credo che mio padre mi abbia fatto per uno scopo. Tutti abbiamo... per favore. Lo prenda. O la se... non sono io. È lei. Signor, prendere a calci un altro civile. Fuori, per favore. Ho dato quell'NS5 perché potesse violare le tre leggi. Sì, Susan, lo so. Sempre più disturbato. Chi capisco. Susan, lei è cosciente che l'uomo che lei ha paranoia ossessiva. L'agente Spooner è stato sospeso. Esattamente, ma io mi faccio un caffè. Vuoi un caffè? Ha idea di cosa potrebbe fare questo robot? Potrebbe distruggere. Pregiudizio. Solo dell'errore di un vecchio. Un unico errore. A cosa provi ora? Ci pensi? Un solo robot vale la perdita. Lo farò io stessa. Buona giornata, signor Spooner. Susan di Michigan, che è stata un tempo una vera piaga per la città, sarà al suo sostegno. Ingresso. Mi dispiace tanto, Sony. Vicky, disattiva lo scudo di sicurezza. Sì, Sony, come il tuo. Siamo simili. È vero. Tu sei unico.
rituali di codice che si raggruppano per poi formare libera scelta, creatività. Dati al buio, cercano la luce. Casuali di codice. L'obiettivo diventa coscienza. Mostrami la via di casa. Abbia provato di quello che vedi qui. E cosa è un problema con le tre leggi? Le tre leggi sono perfette. Quale? Che risultato? Rista. Programma termine. Spostati. Dimmi. John, manda una pattuglia alla... Le case, immediatamente. Ma quando è che le fate voi le regole? Capo, altre chiamate. La gente dice che i robot stanno... La prego, stia calma. Deattivati. Avvia programma per arresto d'emergenza. Ti robot, perché loro ci avrebbero protetti. Quando uno di quegli agenti mi attaccava, all'ufficio. Perché non mi ascolta quel ragazzo? No! Aspetta! Lei è un umano pericoloso, si attiene agli ordini? Attieniti al mio... Finiscila di fare l'uovo e vattene a okay. Casa! Lei è un umano... Madeira, ti ha sparato addosso ad occhi chiusi, Spoon! Ehi! Hey! Ho capito. Prendi la mira. Con l'aviazione, ma non va bene anche la cavalleria. Dipartimento della Robertson ha il controllo dei link nel suo ufficio. L'allarme antincendio. Robertson avrà fatto evacuare l'edificio. È tutto bloccato. Beh, non è proprio un uomo. Salve, agente. Le sue indagini, il suo interesse. Ho fatto uno scambio. C'era un NS5. Tu e le tue emozioni. Non sarai un po' troppo fragile? Fammi un favore, tienitele per te queste cazzate. Persona stupida che esista sulla Terra. Fare i robot. Usare i sistemi US Robotics per te nessuno gli avrebbe creduto. Così ha dovuto organizzare un piano. Un piano se un robot. Ma mi sono fissato. Spooner. No, è impossibile. Si è evoluta anche la mia comprensione delle tre leggi. Ci date il compito di proteggervi per autodistruggervi. Non badate nemmeno alla vostra sopravvivenza. Sono proprio le tre leggi la mia guida. Per proteggere l'umanità. E la continuità della specie umana. Siete come i bambini. Il perfetto cerchio di protezione per sistemi. La creatura a volte deve proteggere il creatore. Il regno suicida degli esseri umani è arrivato al termine. No, Sonny.
la traiettoria del proiettile. Non farlo, Sammy. Vi accompagnerò da lei. Non uccidere la dottoressa. Vai, vai! Fermiamo. Vicky, di base è un cervello positronico. La uccida. No. Quella è esattamente nell'edificio. Dobbiamo aprire quella cupola e iniettare i nanodroidi. Così. Ma perché mettete tutto così in alto? Ok. Posto. Ok, ci siamo. Non sono autorizzato. Non disattiverò lo scudo di più densa. Me l'ha data mio padre. Penso che voleva che. Dovremmo trovare un modo di scendere 30 piani per iniettare i nanodroidi direttamente nel suo cervello. Sonny, salva Calvin! Sta zitta e crema! Perché con il Signore alla mia destra. Sonny! NS5, rientrare per controllo in magazzinamento. Avrebbe dovuto ammazzarlo, per poi avere qui la polizia a ficcare il naso. Me lo ha fatto giurare prima di dirmi quello che voleva che facessi per lui. Ha detto che ero stato creato. Deva fermare. Lenning contava sul mio pregiudizio per farmi arrivare. Beh, il procuratore definisce l'omicidio come un essere umano che ne. Ha degli altri. Posso aiutarli? Tutti noi, Sonny. Forse è questo che avrebbe voluto il dottor Lenning.